Una buona serata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. Il dramma della Sea-Watch è esploso in tutta la sua drammaticità nel primo pomeriggio quando il comandante della nave, da 13 giorni in acque internazionali, ha deciso di sfidare il governo italiano puntando dritto su Lampedusa. Un primo alert dalle motovedette della Guardia di Finanza è stato ignorato e adesso procede verso il porto di Lampedusa, dove sono schierati i carabinieri. L'attracco dovrebbe arrivare nelle prime ore della serata. Immediata ed infuriata la replica del ministro dell'Interno Salvini, dicendo che tra l'altro la situazione in atto è un vero e proprio atto di ostilità e provocazione nel nostro paese. Avevo già scritto al mio omologo olandese. Ora sono soddisfatto che l'ambasciatore italiano all'AIA, su disposizione del ministro degli esteri italiano, sta facendo un verso formale per cercare una soluzione in tempi brevi. L'Italia merita rispetto e ci aspettiamo che l'Olanda si faccia carico degli immigrati a bordo. Lo stesso Salvini, nelle ore antecedenti allo sviluppo del primo pomeriggio, aveva anche accusato la Germania. Passiamo adesso alla cronaca. 9 persone arrestate, di cui 8 minorenni, per le torture inflitte all'uomo di 65 anni di Manduria, che era morto nell'ospedale della città salentina dopo le percosse e le torture subite da una baby gang di minorenni. Le accuse sono di concorso di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati. Tra l'altro, i video dell'aggressione erano stati rimessi su Twitter in un gruppo frequentato da questi giovani. Per i magistrati hanno agito questi ragazzi nella consapevolezza di infliggere sofferenza a un sergente che versava, scusate, in un chiaro stato di minorata divisa. Qualcuno degli indagati è arrivato persino a parlare di prove di coraggio. Adesso le cronache dell'estate ci portano sul Gargano, dove c'è stata una invasione di stelle marine. Tra l'altro, arrivate in questi giorni, sono anche una specie protetta. Savaghio Serlenga. Da alcuni giorni il litorale gasganico, soprattutto quello sabbioso tra Peschici e San Menaio, è invaso di stelle marine della specie Astropecten. La presenza cospicua di questi giorni potrebbe essere legata a ragioni trofiche, come ci conferma al TG Blu la ricercatrice del CNR di Lesina, Lucrezia Cilenti. Infatti in questo periodo è facile rinvenire sulle nostre rive un piccolo mollusco bivalve di cui sono golose. Le stelle marine sono degli echinodermi, quelle trovate lungo le nostre coste sono della specie Astropecten, comuni in Adriatico. Vivono in fondali fangoso-sabbiosi e si nutrono prevalentemente di bivalvi come il Lentidium mediterraneum, una specie di tellina che rimane di piccole dimensioni e che colonizza la prima fascia litoranea proprio in questo periodo. Infatti, molto spesso la troviamo spiaggiata in banchi numerosissimi lungo la battigia. In chiusura alla pagina sportiva incominciamo con la pallavolo, importanti novità per la Fenice Libera Virtus. Infatti sono stati designati i due vicepresidenti. Si tratta di Nino Ficco, che assumerà l'incarico di direttore generale, e Francesco De Luca, che oltre ad avere la vicepresidenza sarà responsabile marketing e comunicazione del neonato sodalizio. Dunque, pian piano si stanno mettendo in evidenza i primi tasselli, prima di passare poi agli aspetti del mercato che coinvolgeranno la squadra sia in campo maschile che in campo femminile. Per quanto concerne invece il calcio, i campionati mondiali femminili hanno visto un nuovo esaltante successo per l'Italia di Milena Bertolini. Le azzurre hanno vinto con il punteggio di 2-0 ieri pomeriggio a Montpellier e sfideranno nei quarti di finale l'Olanda, che ha battuto il Giappone per 2-1. La
ospite sarà in programma sabato prossimo a Valenciennes alle 15. È tutto per questa edizione della sera di Speciale News Web 24. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale domani mattina alle 8:30. A tutti un buon proseguimento di serata. A domani.